Salve gente, Salarus, eccomi qua su Mountain Blade 1257 anno domini. Ok, nelle ultime puntate sono tornato in Scozia dopo le mie crociate, ma questo già da un bel po'. E visto che la guerra contro la Norvegia è finita, io ho bisogno di qualche fonte di guadagno, perché ovviamente non posso andare avanti da solo senza far nulla. Perché non avendo nessun feudo, non avendo nulla di nulla. Oh, aspettate. Ah, na, na, na. Ah, già, sì, la ragazza di prima, quelli che mi sto sentendo, questa qui, ha chiesto se ci sono per una visita. Dove? Ah, Urgrat Castle. Va bene, sì, vedo di andare. Dove sei? È qua. Allora, andiamo a seguire, dai. E comunque, visto che non ho ancora un feudo, non ho una fonte di guadagno fissa, non posso fare un granché. Vedete, i miei uomini mi costano 6.000 denari a settimana, io ne ho 25.000. Sì, però comunque devo saccheggiare, fare queste cose qui abbastanza beh, molto belliche, ecco. Intanto il nostro personaggio deve aumentare di grado. Mettiamo la forza noi. E facciamo un po' di prisoner management. E aumentiamo le armi con lancia e armi a due mani. Ok. Urgwait Castle, ecco. Urgwait. Proprio il nord della Scozia. Dovrei anche vendere tutti questi prigionieri che ho preso, che sono abbastanza i prigionieri che ho. Sì. E adesso è l'alba. Vediamo questo castello qui, che non riesco a pronunciare il nome. Tanto vediamo un po' come dopo come se la passa il mio feudo. Ok, ah, c'è una festa. Ok, allora andiamo. Che bello. Vediamo un po' se c'è il re di Scozia. Quanto fa? Eccolo qui. Ci incontriamo di nuovo, Sir Larus. Ah, ho sentito che ha attaccato Cimbri. Ah, boh, non è tanto contento che io sono andato a fare il culo ai gallesi, però non importa. Comunque, vediamo un po'. No, niente. Hai qualche compito per me? No. No, niente. Non ha nulla da darmi, riferirmi. Questo qua è Elizabeth Comyn. Ah, Sir Larus. Gli hai ricevuto il mio messaggio. Quanto sono felice di rivederti. No, no, no. No, parliamo un po'. Ah, non abbiamo niente da dirle. Proprio, eh. Non importa. Ok. Tanto qua non c'è nulla da fare. Questo qua è Watercomin. Ah, forse è il fratello. Vediamo un po'. Ah, c'è Joanna Comin, sua figlia, che posso sposarla, però voglio Elizabeth. No, comunque anche se volessi, lei non va, non gli va tanto. Es di Maggiore. Niente, lasciamo stare, sta qui. Vediamo un po' che c'è qui. Nessuno alla fine, posso anche andarcene. Visitiamo anche Elizabeth Comyn. No, niente, l'abbiamo già visitata, giusto? Quindi, visto che non abbiamo nient'altro da fare, andiamo un attimo a Inverness. Poi dopo andiamo un attimo a Glasgow e vendiamo i nostri prigionieri. Vediamo un po'.
Ci sono delle leve da prendere a quanto pare, quindi tutte le leve prendiamo. Ok, intanto parliamo con l'anziano. No, non ci sono stati nemici. Vediamo un po'. Ok, il mulino sarà completato tra pochi giorni. E abbiamo preso un po' di uomini, noi. Adesso abbiamo 97 uomini. Molto bene. Questo qua è Scozia, Norvegia. Questa è Scozia, è Irlanda del Nord. Questo qua è Norvegia. I nostri vecchi nemici. Non mi piacciono tanto i norvegesi. Tanto qui si stanno facendo il culo. Sì. Visitiamo un attimo la taverna. E vediamo se c'è qualcuno disposto a comprare i miei prigionieri. A quanto pare no. Quindi, pazienza, torniamo di nuovo nel Galles. Facciamo un po' il culo di noi gallesi. Così, tanto che non abbiamo niente a fare. Intanto ho anche un po' da vendere un po' di cose. Ah sì. Oddio, allora passiamo a Stirling di nuovo. Un attimo. Ricordo anche che dentro un esercito c'è una truppa di arcieri gallesi che sono troppo potenti. Infatti un po' i gallesi mi hanno dato problemi perché ho questi arcieri potentissimi. E dove già... Tutto è... No? Dov'è? Ecco, marketplace. Ok, vendiamo un po' di sale, 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 vino. Queste cose qui che abbastanza non ci servono. Questo anche che non ci serve. Ah. No, niente. Ah, leatherwork non ci serve. Queste due cose qua non ci servono e basta così. Poi anche questo, andiamo qui. Ebbene, abbiamo già guadagnato abbastanza, 1000 passadenari. Sì, qualcosa del genere. E ora, andiamo in Galles. Con il nostro esercito di mucche, che ci segue. Così se i nostri uomini hanno un po' fame. A proposito, il morale dei miei uomini è molto alto. Hanno da mangiare? Maiale, maiale. No, il maiale è andato male. Quindi dobbiamo ammazzare un po' di bovini. Ok. Ok, due di carne potrà bastare. Ok. Così teniamo il morale del party abbastanza alto. Tanto il castello Lancaster è qui. Dovrei anche un po' sentirmi con gli inglesi che a quanto pare sono molto potenti. Così magari possiamo fare il culo assieme ai gallesi. Che sono in guerra a quanto pare. Bene. Mi dispiace che comunque il re di Scozia ci sia rimasto un po' male, che io ho fatto il culo ai gallesi, però... Oh, cazzi suoi. Non è in guerra con nessuno, non va bene. Ho dei cimbri. Ok. Attacchiamo. Non dovrebbe essere una battaglia difficile, solo che tra queste paludi e boschi non si vede assolutamente nulla. Quindi... Troviamo un posto dove metterci. Qui magari. Ok, i nostri soldati. Vediamo un po' dove sono le truppe gallesi. Questo qua sì, è una truppa gallese. Chissà se li sta pure bene se vanno contro altri gallesi.
Credo di sì, loro sono mercenari. Guardate che archi lunghi che c'hanno. E ora li farò venire da me i nemici, ovviamente. E la fanteria dovrà mettersi qui, però. Guardate i miei uomini. A me piace troppo vedere questi soldati qui, cazzuti. Anzi, fate due passi avanti. Oh wow, dove state andando? Qui, qui, qui. Non fate formazioni del cazzo che io non vi dico. Qui. Ok, quindi. Dovrei anche potenziare un po' la mia cavalleria che scarseggia, però non è di vitale importanza. Vediamo un po' se c'è qualche gallese. Dietro la collina sono i bastardi. Ok, direi di fare carica brutale allora, se sono dietro la collina va benissimo. Perché se fossero in campo aperto è un po' un problema, perché loro ovviamente sono dei cazzo di gallesi arcieri che spaccano abbastanza i culi. E quindi in campo aperto è un po' più difficile, invece se noi passiamo direttamente la collina non dovrebbe essere tutta questa difficoltà. Diamogli solo un attimo di fastidio. Merda. Come non detto. Torniamo indietro, torniamo indietro, torniamo indietro, torniamo indietro. Merda. Ok, pazienza. Capita. Ok, attacchiamo, attacchiamo. Perfetto. Ci sono i nostri cimbri che stanno facendo veramente il culo. Qua è l'ultima truppa. Cioè hanno delle frecce troppo potenti questi qui. C'è una freccia ti rompe lo scudo. Sono qualcosa di allucinante. Mia, è troppo potenti. Comunque, beh, abbiamo vinto. Non era troppo difficile, abbiamo avuto 4 morti e 3 feriti, loro neanche un morto. Vediamo un po'. Cioè loro neanche un ferito, tutti morti, quindi. Vediamo qui, un arco lungo no. Non mi va tanto, va bene così, dai. Ok, quindi muoviamoci. Ah, alcuni soldati sono pronti a essere potenziati. Facciamo a stato. Ok. Bene. Devo un po' saccheggiare adesso. Oh oh oh, merda. Oh, cazzo. Ok, questo è già un po' più difficile. Sono 86 truppe contro le mie 132. Carichiamo il nemico, ovviamente. Sarà difficilissimo. Però dobbiamo farcela in un modo o nell'altro. Seguitemi. Ok. Voglio combattere più che altro qui perché voglio lasciare al nemico la possibilità di caricare. Intanto qua c'è una nostra bandiera. Chi è che l'ha lasciata? Non lo so. Ok. Oddio. Però agli arcieri. No, la mia fanteria conviene stare un po' più davanti. No, 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 già è vero che loro si mettono sempre alla mia destra. Cioè sinistra. Ok, qui, qui, qui. Intanto formazione spread out.
Oddio, sto scambio di frecce non ci sto capendo più niente. Ci faranno secchi. Oddio. Intanto questo qui gli faccio il culo. Merda. Va, carichiamo. No, non possiamo aspettare. Questi qua ci faranno secchi. Aia. Oh, no. No, uomini. No, continuate ad andare, non morite. Dai. No. Merda, merda, merda. Oh, ci stanno aprendo in una maniera allucinante. No, 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 uomini. Continuate a combattere. Oh merda, dai. Cazzo, muoviamoci. Oddio. Ah. Dai, 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 dai. Cazzo, merda. Oddio, oddio, oddio. Va, ritirata, ritirata. Oh, merda. No, 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 no. Oh, un'altra battaglia. Ho solo 10 truppe. Ah, mi arrendo. Cazzo. Ho perso tutto il mio esercito, gente. Non è che va tanto bene. Non ho proprio possibilità. Oddio. Oddio, pazienza. Ah, ho trovato un modo per fuggire. Chi c'è con me? Felgritas, mio caro compagno. Abbiamo ancora i soldi per farci un esercito, tranquillo. Torneremo in madre patria. Ok. Dai, torniamo in patria. Quei cazzo di gallesi sono troppo potenti. Quindi prendiamo un esercito. Già 34 uomini. Va bene. Già qualcosa, dai, già qualcosa. Andiamo in Inverness e prendiamo un po' delle nostre, come si dice, leve. Oddio. Ok, vediamo un po' di... Prendiamole. Ok, ci siamo rifatti l'esercito. Bene, bene, bene. Ok, quindi siamo tornati un po' vegeti con il nostro esercito. Solo che
Abbiamo bisogno di saccheggiare, però. Non possiamo fare altrimenti. Dobbiamo saccheggiare a qualcuno, qualcosa. Perché non abbiamo abbastanza soldi. E non so dove. No, gli inglesi hanno dichiarato guerra a Scoglia Major. Sarebbe questa, credo. Quindi, devo fare qualcosa. Non so. Dopo la battaglia che abbiamo perso contro i gallesi, non è che ci andrò di nuovo, mi sa. Però dobbiamo comunque andare contro qualcuno se vogliamo prendere un po' di soldi. Non lo so. Proviamo a saccheggiare un po' i gallesi, proviamo, tentiamo. Non so come fare più che altro. Vediamo di saccheggiare. Dolbarn. Qua stanno facendo una radunata, a quanto pare. Ma proviamo a fare proprio una razzia molto brutale. Giusto per spedizioni punitive per guadagnare un po'. Se vanno contro di me in città ho già più possibilità di difendermi perché loro con quel cazzo di archi. Non è che hanno tante chance, merda. Ok. 100 truppe contro 300. E dove è il nemico? È qui. Carichiamo subito, non importa. Perché io so come sono fatti i gallesi. Ho già combattuto troppe volte contro di loro. Guarda, sono contadinazzi. Loro nel corpo a corpo non possono nulla. Oh, fanno male però. Visto. Stiamo facendo il culo nel corpo a corpo. Dobbiamo stare vicini a loro. Non dobbiamo tenerli a distanza. Oddio, 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 oddio. Oh merda, però io sono stato stordito. Nella mischia! Dai uomini! Una mano! Via! Muori! Aia, ah, ah! Ah. Ok. Come stiamo andando? Così così, dai. Continuiamo. Ah! Ya! Da dietro. Merda. Merda, merda, merda. Questo qua sta facendo un po' troppo il culo a tutti noi. Quindi. Ok, un po' li abbiamo ammazzati. Dai, dai! Dai, dai, uomini! Ai! Però sono anche un po' resistenti, cioè, sono imbattibili, sti gallesi.
No? Non vogliono morire! Ah, ah, aiuto, no, 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 merda! Non sta andando troppo bene. Questo qua c'ha una mazza, quindi... Ah, questo qua vengo con una mazza. Perfetto. Quindi direi che... Se abbiamo guerrieri con la... Che vanno in guerra con la mazza. Dai, merda. No. Beh, almeno gli ho causato 100 morti. A me hanno ucciso 64 uomini. Orca zozza. Ah, sono riuscito di nuovo a fuggire. Ah, però possiamo anche entrare dentro la città. Se vogliamo. No, però ho perso Velgritas. No, non posso aver perso Velgritas. Il mio fidato compagno. Aspetta, devo fuggire tra queste truppe e tornare a casa. E devo fare un'altra volta un altro esercito. Quindi, gente, dopo queste guerre abbastanza andate a male, direi che possiamo salutarci. Ci sentiamo alla prossima puntata, gente. Da Larus è tutto. Alla prossima, ciao!